Siamo contenti della partita che abbiamo fatto, abbiamo iniziato un po' con tratti nel primo tempo e poi dopo la prima fase iniziale siamo venuti fuori andando a cercare un avversario che non era facile andare a prendere perché ha grande padronanza di palleggio, tanti uomini che giocano nella propria metà campo e poi sfociano in avanti con grande velocità, quindi abbiamo sofferto inizialmente, poi siamo stati bravi nel riuscire a impedirgli questo loro possesso e nel creare qualche occasione. Poi nel secondo tempo invece un po' più sciolti abbiamo provato a fare quello che sappiamo fare meglio e abbiamo credo meritatamente portato a casa questa partita. Cristian purtroppo ha preso una bella distorsione, ora vedremo nei prossimi giorni di che entità si tratta. Io oggi sono contento di quello che abbiamo proposto, c'è il direttore che sa quello che ci siamo detti, sa quello di cui ha bisogno questa squadra e ci penserà lui nel finale a completare questa rosa che è sicuramente già di altissima qualità. Mi piace la base con cui stiamo affrontando queste gare, la base dell'atteggiamento, della mentalità e della voglia di non regalare niente agli avversari, ma di fargli sudare ogni azione che possono provare a proporre. Non mi entusiasmo perché in una giornata così credo si possa spendere parole per tutti, soprattutto per i ragazzi che sono entrati perché sono stati molto bravi e questo è un grandissimo segnale che ha dato la squadra. Abbiamo dei margini di miglioramento perché con un pizzico più di serenità possiamo riproporle più di una volta e possiamo essere bravi a saper difendere meglio come a tratti non siamo riusciti a fare, quindi fortunatamente abbiamo tanto tempo, il campionato è iniziato, però questo è un gruppo che ha margini di miglioramento perché è nuovo, ha tanti ragazzi che sono arrivati e che si devono amalgamare e quanto prima dobbiamo diventare la squadra che a tratti oggi abbiamo fatto vedere di essere.